freddo di notte, Antonio, so che tu hai delle cose da raccontare. Beh sì, a freddo di notte, questo fa parte del cinema, quindi quello ci si organizza, sono le pause che provoca Riccardo Milani, che... No, però davvero io ricordo ancora una volta di questo film intenso, ho avuto un modo, come ogni volta capita, questo è bellissimo del nostro lavoro, di conoscere, mi è stata data la possibilità di conoscere Leusini, ma anche questa donna meravigliosa come Claudia Mendola e questi due figli. Che erano, guarda, la cosa bella è la loro, poi c'è stata una scelta, li ha scelti, però la loro gioia nel cercare di sviluppare i personaggi, questo è stato bellissimo. Insomma, bello, un bel gruppo e ho conosciuto Coccia De Morto. Sì, Non lo in realtà conoscevo. è l'idroscalo. Perché noi parliamo sempre di Bastoggi, ma voi l'avete vista Coccia De Morto? Veramente siamo ai confini con la realtà. Sì, ma infatti è proprio questo, siamo partiti da un livello diverso che da mamma e papà, cioè dopo 2 mesi di lavoro c'era già un'intesa diversa, quindi il desiderio di interagire proprio fisicamente, ritmicamente tra di noi e potevamo puntare ad altre cose, a sorprese diverse, ma anche proprio nella gestualità, negli sguardi. E questo è molto interessante proprio se parliamo di comicità nuda e cruda, proprio di fisicità, di intesa. E poi con Paolo abbiamo più o meno le stesse caratteristiche, siamo molto precisi, tendenzialmente puntuali e quindi poi amiamo questo lavoro e arriviamo sempre felici, forse, questo è importante.